puntate precedenti? Polizia! Ancora! Non hai controllato la porta. E io dovevo arrestarli. Tu dovevi controllare la stanza. Vai, vai! Ci penso io, così peggiore la situazione! Spara alle gomme! Hai il diritto di rimanere in silenzio! 5 sospetti morti e uno arrestato dopo una violenta operazione di polizia in un hotel di Overtown. Questa settimana è il quarto evento apparentemente legato al traffico di droga a Miami. Siamo in diretta dal centro, in esclusiva per Sky 5, con il capitano Julian Dose, che si occupa delle indagini. Le indagini sono ancora in corso. Quindi, capitano, no comment? Le indagini sono ancora in corso, questa è la mia dichiarazione. Altrimenti avrei detto no comment. Dove cazzo sono tutti quanti? La guerra della droga, signore, è in TV. Come negli anni Ottanta, magari domani metto il vestito di lino bianco. Meglio una maglietta rosa. Nel frattempo, Stoddard, hai un incarico speciale. Detective Mendoza è down nel mio ufficio. Li conoscete voi due? Più o meno. Bene, d'ora in poi sarete partner. Sedetevi. Mendoza, oggi hai confiscato parecchi chili di cocaina. Complimenti. Allora dimmi perché la coca viene marchiata. Marchio di fabbrica, dimostra che arriva non tagliata. Esatto. E la tua coca aveva un marchio che non conoscevamo. Il tizio che hai arrestato dice che l'ha avuta da Tyson Latchford, con cui il detective Dow ha avuto dei trascorsi. Portatelo dentro per una chiacchierata. Signore, l'ultima operazione sul campo di Mendoza, senza offesa, è stata una merdata. Insieme farete grandi cose. Potete andare. Per la cronaca, in quella stanza stavo seguendo le istruzioni di Stoddard. Certo, non ne dubito. Ma non cercare scuse. Non cerco scuse. Puntualizza. Com'è la storia con Tyson Latchford? Vende coca ai ricchi e agli idioti. Quei tizi che hai beccato non erano niente in confronto a Tyson. Però a volte fa arrivare qualche regalino ai suoi vecchi amici. Allora troviamone uno. Mi hai letto nel pensiero. Ascolta, fai molta attenzione stanotte. Questa faccenda non è uno scherzo. Lo so, credimi. Ho perso 2 amici in 6 mesi. 2 agenti. Sì, mi è giunta voce. Mi spiace. Anche a me. Miami è piena di merda. Beh, spalare merda è il nostro lavoro, no? Stoddard me l'aveva detto. Detto cosa? Che adori fare il poliziotto. Ehi, agente, agente! Ehi, hai una mezza sporca. Cazzo, ma guardalo. Ehi, non bagnarmi il vetro. Ehi. Va bene, va bene. Ehi, ti va di... Senti, dai, dammi 5 minuti. Ok? Lo so. È solo che io sono un imprenditore, capisci? Spiacente, non quando sono in servizio. Ok, va bene. Beh, agente, proteggi il quartiere. Fai attenzione, intesi? Stronzo! Sai, il quartiere in cui sono cresciuto non è molto lontano da qui. Davvero? Dalle stalle alle stelle. Fammi indovinare, sei di South Beach? No, figurati. Di Los Angeles, Orange County. Oh, dalle stelle alle stalle, eh? Già, così sembra. Che succede? Sarà una retata. Ehi, non do il mio consenso. Non mi serve il tuo consenso, idiota, basta il sospetto di reato. Ehi, Guzman, chi hai beccato? Il nostro amico Uggs. L'ho beccato col baule pieno di hot shot. Sta giù! Uggs, dov'è il tuo amico Tap? Non lo so. State cercando Tap? Sì, l'hai visto? No, ma ho visto il suo amichetto Briggs e altri della banda di Tap sulla 12ª. Grazie, Guzman. A buon rendere. Ben fatto. Quindi sei cresciuto qui, ma non sei nato a Miami, giusto? No, alla Havana. Sul serio? Come te ne sei andato? Con mia madre. Una con le palle. E tuo padre? Non lo so. Saranno 20 anni che non lo vedo.
Stavamo scappando da lui. Vive ancora a Cuba? Probabilmente è morto. Cosa che non mi dispiacerebbe affatto. Doveva essere un vero signore. Oh, non c'è dubbio. Perché non avevo la ricevuta? Cioè, come cazzo faccio ad avere la ricevuta di consegna se neppure so dove abita? Cazzo! Fottiti! Ehi, calma. Ok. Signora, tutto bene? Il coperchio non si chiude. Buona fortuna, allora. Vaffanculo! Vuoi che chieda rinforzi, Mendoza? Probabilmente il comando manderebbe l'artiglieria pesante. Forza, ci facciamo un giro e spaventiamo tutto il quartiere. Qui 13, scendiamo dal veicolo. L'accesso alle case popolari è bloccato, c'è solo un'uscita. Così la gente si incazza. Il tipo che cerchiamo di solito bazzica nei paraggi. Sì, ma manco da parecchio. Ti seguo. Merda. Qualcosa nei pantaloni, gente. Thomas, non costringermi a controllarti le tasche. Ruben, tienilo sotto controllo. E metti via questo. Dire vero, non ho un sacchetto. E niente sacchetto. Prendi pure tutta l'ora, se vuoi. Dai, occhio. Deciditi a muovere. Ecco Briggs. Attento, Mendoza. È imprevedibile. Vai prima tu, quello mi conosce. Visto? Visto? Sapete che c'è? Ce la possiamo fare. Siamo... Fatti. Fermo! Che cazzo volete? Polizia di Miami, abbiamo qualche domanda. Ehi, detective, chi è questo? Il mio nuovo partner, Briggs. Vogliamo giocare ai poliziotti cattivi. Il tuo amico Tap, dove sta? Fottiti bello! Ok, ci preferisci cattivissimi. Avanti, Nick, arrestalo. Forza, dimmi dov'è Tap, così ce ne andiamo. Se... servire proteggere un cazzo! Stasera se ne sta sul divano, ok? Bene, non mi serve altro. Avanti, Mendoza. La cosa non finisce qui! Conosco i miei diritti! Quindi lo lasciamo lì? Sicura che sia una buona idea? No, ma l'anno scorso ha provato ad ammazzare un infiltrato. Che si fotte! Andiamo, il divano di Tap si trova ad Arcola. Potrebbe non rimanere lì a lungo. Ah, merda, sono gli uomini di Tap. Non devono scoprirci. Seguimi. Forza, di qua.
Questa cosa deve restare tra noi due, d'accordo? Quale cosa, detective? Bravo, ragazzo. Ok, andiamo. Ci penso io. Passa, forza. Grazie, molto gentile. Comunque scusa per quel commento del cazzo. Non doveva essere una bella situazione. Ma tu te la sei cavata. Comunque cosa mi dici di Stoddard? Non abbiamo lavorato molto insieme. Stoddard è un elefante. È il mondo e la sua cristalleria. Ricorda, questo è il territorio di Tap. Se ci vedono, gli diranno che stiamo arrivando. Dobbiamo passare inosservati. Giusto. Di che parli? Io gioco in difesa. Se ti sai difendere, com'è che allora mi potrei... Ok, ora. Tu non sei un cazzo, cos'è? Ma perché fai sempre così? Ok, guardami vincere questa partita. Non lamentarti a gioco. Visto? Ecco perché quel biglietto da 20 che avevi in mano ora è mio. Possiamo raccontare quello che fa. Oh, d'accordo. Facciamo merda, siamo bloccati. Lancio qualcosa per distrarlo. Ottimo. E ora che si è rotto? Daryl? È come se qualcosa fosse caduto dal tetto. Se quel coso si rompe, me ne resto da mia sorella. Se si rompe, l'aggiusto io. Tap è vicino, ma non riusciremo a raggiungerlo senza fare fuori almeno uno di quei tipi. Pensi di riuscire a separarlo? Sì, ci provo. Di che parli? A parte del gioco. Il gioco è questo. Nessuno ha... Zitto. C'è qualcosa. Lo so che mi senti. Come vuoi, me ne sto seduta qui fuori tutto il giorno. Il nostro uomo dovrebbe essere qui. 2 o 3 milioni di anni fa. Merda. Buonasera, Tap. Non scappare, ti inseguirei. Stiamo cercando Tyson. Sei il suo nuovo partner? Ti ha fatto già qualche mossa di karate? Io studio Krav Maga, il karate è una stronzata mistica. Sei forte, lo sai. Tap e Tyson sono cresciuti insieme. Due bianchi a cui piaceva il quartiere. Tap è rimasto. Alzati, su, mani sopra la testa. Ehi, Tap, dov'è Tyson? Tutti stanno cercando Tyson. Hai visto i notiziari? Sì, se ne sta al sicuro. Questo non è certo un buon momento per mettersi in mostra. Già, speravamo tu potessi dirci qualcosa a riguardo. Non mi pagano abbastanza, Fidel. Nick, ammanettalo. Guarda, non vedevo l'ora. Secondo me, voi sbirri vi eccitate così, eh? All'inizio sì, poi diventa ripetitivo. Tap. Sono sconvolto, amico. Ehi, me l'ha prescritto il medico. So che sei ricercato, che tieni la tua coca dietro l'angolo, sotto il cassonetto. So che il ragazzino che è scappato, probabilmente adesso la sta spostando, e so che è troppo piccolo per queste stronzate. Per cui sì. Se dobbiamo arrestarti per possesso, lo faremo. Che cosa volete che faccia?